ci troviamo qua a Tropea per presentare formalmente i bus che funzioneranno con il servizio di tariffazione, di bigliettazione integrata treno-bus, che collegherà le stazioni delle principali località turistiche regionali a queste località. Quindi avremo la conferma del Tropea Line, avremo da oggi il lancio del servizio della Riviera dei Cedri, da San Nicola, dove sarà possibile raggiungere le spiagge di San Nicola Arcella, e poi ci saranno altri prodotti sulla linea ionica, cioè sul Soverate e l'Alto Ionio, e nonché si confermerà il potenziamento di alcune fermate estive e anche la possibilità di raggiungere la località balneare di Capo Vaticano lungo la Costa degli Dei. Dal 7 agosto poi avremo il Sibari Museum Link che collegherà la stazione di Sibari al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide. La particolarità è proprio questa della bigliettazione integrata, che sta partendo in maniera sperimentale su questi collegamenti turistici, con l'intenzione di poterla estendere a tutti i servizi compatibili del trasporto pubblico locale della Regione Calabria. L'offerta sul TPL verrà concretamente ampliata anche con dei servizi che iniziano ad avere delle caratteristiche tecnologiche che consentono la bigliettazione integrata attraverso un'apposita piattaforma.